start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su un gioco davvero molto particolare, il suo nome è Craftomation 101. Il gioco arriva dagli stessi sviluppatori di Learning Factory, che avevamo portato mesi fa, un gioco di quello industria, insomma, dove bisognava produrre tutto a tema gatti, e Wild True Learn, gioco anche quello di progettazione, che più assomiglia a questo Craftomation. Ho deciso di iniziarlo da capo perché è davvero interessante, per quanto lasci un pochino spiazzati all'inizio, perché vi fa pensare una cosa ma in realtà non è quella. Infatti il gioco adesso ci dice, un po' come succede con le basi di Factorio, di rompere a mano con il mouse le cose come se non avessimo un personaggio. Ora dobbiamo combinare questa scintilla che abbiamo trovato con il carbone. Questa scintilla, mannaggia, questa qua. Beh, questa. La combiniamo con il carbone e vedete che creiamo la fiamma. Con la fiamma la possiamo usare per scongelare un pochino il razzo. Ma non finisce qui, vi prego di rimanere e continuare a vedere perché è molto interessante. Abbiamo scaricato un bonfire, un fuoco da campo. Il fuoco da campo può essere spostato solo quando non è acceso e dobbiamo usarlo per scongelare la mappa. Ora, come si fa? Dobbiamo usare una fiamma. La fiamma la si usa trascinando un pezzo di roccia sull'altro, quindi facendo una sorta di accensione del fuoco primitiva, e la fiamma va usata su una fonte tipo di carbone, quindi il carbone lo creiamo e lo mettiamo qua. Vedete che accendendolo andiamo a scongelare varie cose. Ora viene disassemblato un robot e questo robot lo dovremo montare e alimentare. Quindi in questo caso, vedete, lo mettiamo a posto e il gioco ora ci dice scava il carbone e usa due blocchi di carbone insieme, no? Questo più questo. Creiamo la pila, diciamo, di alimentazione del coal brick e alimentiamo il nostro robottino del 50%. A me piacerebbe caricarlo però del massimo, quindi metto un'altra, 83%, neanche tantissimo. Facciamo un'altra pila ancora, così magari lo carichiamo del tutto. Ok, ora cliccando su questo tasto inizia la parte fulcro di questo gioco, perché la programmazione è fatta a blocchi, quindi molto semplificata, come si fa spesso con la programmazione per bambini. Inseriamo find and pick. Allora, loro adesso lo vedete in inglese, l'inglese è la lingua madre della programmazione. Ho chiesto, perché so che me l'avreste chiesto, se lo faranno in italiano. Loro mi hanno detto, guarda, purtroppo noi non abbiamo gente italiana, contiamo sulla community, magari potrà darci una mano e noi saremo ben disposti di aiutarla. Allora, deve ancora uscire questo gioco su Steam, uscirà, mi hanno detto, quando raggiungeranno le 1500 inserimenti in lista dei desideri su Steam, in modo da avere fiducia che il gioco interessa, insomma c'è un po' di attesa. Noi gli diciamo trova a roccia. A questo punto il gioco ci sta guidando, quindi prendi un'altra roccia. Ora ci fa combinare la roccia, quindi ci fa creare la fiamma. Combina. A questo punto trova oddio, sto spostando tutto, lo metto qui, find and pick, potrei metterlo qui, find and pick, a questo punto del carbone, e poi combina. Quindi praticamente lui ci fa creare la fiamma, ci fa creare la scintilla, ci fa prendere il carbone, ci fa incendiare, ci fa creare una fiamma, e poi drop to, e qui ci fa scegliere il luogo, e io clicco, vedete che mi fa selezionare sotto il bonfire, e poi vado in idle di nuovo e lo mando in esecuzione. Ed è bellissimo vederli all'opera, perché vedete che lui prende due, li unisce, è divertentissimo. Il problema è che non... Ah no, ok, ha scavato da solo, intelligente. Quindi ok, e ora continua, ne prende un altro. Ok, ora dobbiamo creare il pick. Il pick lo creiamo prendendo uno di questi e li combiniamo insieme. Abbiamo creato il brick, il mattone.
Ora dobbiamo creare con un mattone e un pezzo di carbone il bonfire. Ok, e lo piazziamo qua. A questo punto possiamo prendere una scintilla, un pezzo di carbone e accendiamo anche qui, andiamo a scongelare l'altro robottino. Non ancora, però vediamo un po' cosa ci starà. Ah, ci sta dando un altro robottino. Si è aperta! Provide to command center. Quindi praticamente io posso prendere la roccia e la metto lì. E quindi praticamente viene prelevata. Vediamo un po'. Esegui un comando. Center goal. No. Ah, ok. Questi sono gli upgrade che possiamo prendere. It insegna al craftmate per consumare un oggetto, ma ce l'abbiamo già questo. Qua avete le fonti da spendere per la ricerca. Allora, no, beh, qua abbiamo tutti gli oggetti, ma io onestamente non saprei che cosa fargli fare. Io lo sposto qui, prendo un altro di questi, prendo un altro carbone, gli faccio scongelare anche quello, così almeno liberiamo il robottino. Execute a command center goal. Allora, riceverai 1 su 15, ok. Io ricevo, ok, quindi completiamo il compito come ci sta chiedendo. Gli diamo tutte le rocce che chiede, ne chiede 15. Potremmo programmare lui e dirgli, dai, lo facciamo. Così non facciamo fatica. Sempre che riesca a programmarlo sto bambo qui. Allora, vediamo un po'. 1 e 1, tac, devo alimentarlo. Lo alimento. Così. Vediamo. No, continua a fare quello che stai facendo, non volevo spostarti. Ok, lo programmiamo. Allora, find and pick questo. E drop to qui. Qui. E poi a got idle. Vediamo se funziona. Sì. Non mi fa ancora scongelare qua, non me l'ha fatto fare, mi sa. Vediamo, ma dubito. Ma l'avevo acceso, ma non l'ha scongelato. Sì, ha scongelato, sì. Quindi, ottimo. Intanto vediamo, perché dovremmo ottenere un punto di ricerca e un robottino aggiuntivo. Ma uno lo stiamo per scongelare. Questo è iron, questo è stone, quindi qua abbiamo anche l'iron che abbiamo sbloccato, ma non sappiamo ancora per cosa impiegarlo, perché uno sull'altro no. Facciamo l'acciaio con questa combinazione. Vabbè. Intanto dai, ancora un paio e sblocchiamo la ricerca. Ok, uno ancora. Ah, ma si è ricongelato, dobbiamo tenerlo caldo. Ah, ma anche qua lo sta facendo, ecco perché. Vediamo quant'è di carica. E questo si è scaricato adesso. Mamma mia, è veramente... è simpatico e soprattutto perché stimola l'ingegno ed è una cosa che si trova sempre meno nei giochi. Sì, lo vediamo anche sulla testa a livello di carica. Allora, praticamente tu mi devi tenere... Allora, follow on screen highlight. Ok, prendiamo il primo upgrade. Hit. Ok, quindi praticamente noi adesso abbiamo sbloccato queste e praticamente dobbiamo... adesso consegnare, no, lascia stare, non c'è più bisogno, ti devo cancellare la programmazione perché non va più, adesso non ho idea di come eliminare, ok, così, devo eliminarti la programmazione, amico mio, perché non serve più, bisogna consegnare la scintilla adesso, ma io aspetto un attimo perché voglio... andare a liberare il robottino lì, perché se questo si spegne, questo tra l'altro non so neanche cosa sta facendo, niente, se si dovesse spegnere questa parte qui, vedete che lui lo sta alimentando, se si dovesse spegnere è un gran problema. Possiamo pensare di fargli alimentare in automatico
Nel caso in cui lui arrivasse a un livello basso di carica, proviamo. Vediamo se siamo in grado di modificare la sua programmazione. Ci sono le variabili, le funzioni. No, qua non le abbiamo ancora sbloccate. Find and pick, no. No, mannaggia. Non possiamo ancora. Allora, intanto tu fai una cosa. Anzi, facciamo così. Abbiamo sbloccato il mattone. Il mattone lo facciamo con la terra più quello. Ok, quindi la terra più questo. E otteniamo il mattone. Il mattone ci serve per creare questo. Però non mi ricordo più come si fa. Che si ricorda come si fa il bonfire? No, ma non era bonfire più carbone, questo più... Ok. Allora, praticamente fai una cosa. Lo facciamo manualmente noi adesso, così almeno... Vedete poi su ogni risorsa c'è il totale di quelle che ci sono, diciamo, all'interno, da scavare. Ok, scriviamo questo e poi trasferiamo questo qui. Qui, anzi. Sì. E accendiamo anche quello, in modo che riusciamo prima che si... Ok, vediamo se riusciamo a recuperare il robottino. Perfetto. Il robottino fai la stessa cosa, quindi find and pick carbone. No, roccia. Find and pick roccia. Combine. E li combina, crea la scintilla. Find and pick carbone. E... quello, cazzo, non mi ricordo più, combina e poi drop to la location, che è questa. Perfetto, vai, inizia subito e vediamo se funziona, perché a me dà una soddisfazione incredibile quando riesco a fare queste cose. Allora, ok, prende il carbone da lì, lo combina, ok, lo mette qua e così lo teniamo bello lì. Tu invece stai facendo qualcosa. Find and pick, combine, drop to, è lì. Ma perché non lo fai più? Ah, è scarico. Ok, chiedo venia. Allora, 1, 2, vai, continua, non si spegne. Mi ha usato il materiale. Allora, chissà poi... se ci sarà modo di... ci saranno le variabili. Allora, praticamente tu invece, anche se bello carico, fai la scintilla e la depositi lì. Quindi vai, find and pick roccia, find and pick roccia, poi fai combine e poi fai drop to qui. Vai, vediamoti. Continuo prima esca, ma hai sbagliato. Vediamo. Tac. Ok. Ok. Bravo. Ah, pardon, ho sbagliato. Ti ho messo to idle. E quindi idle torna lì. Perfetto. Vai, di nuovo. Continua. Tu invece? Non hai niente da fare? Ho dimenticato anche a te di mettere to idle. Scusami. E che poi le risorse finiscono, diventa complicato. Qua sopra c'è qualcosa, c'è uno storage, quindi si potranno mettere le cose lì. Si fa molto interessante, cioè il gioco è promettentissimo. La mappa non è grandissima adesso, però si fa molto promettente. Poi di giochi di questo tipo ce ne sono tanti, quindi se volete qualcosa di già completo, qualcosina si trova. Però cavoli, è bello, mi diverte. Allora, abbiamo completato, crea due... Ok, quello più quello, quindi dobbiamo creare... e l'iron più il fuoco, quindi la scintilla più questo. No, lo sta mangiando. Allora, per creare la roccia, questo più questo. Ma no, steel
Il ferro più il fuoco. Ah, il fuoco, ok. Quindi bisogna prendere il carbone più questo. Creato lo steel, dobbiamo crearne un altro. Quindi faccio tac tac, questo più questo più questo. Ok. Esegui il comando. Ok, quindi dobbiamo, vabbè, lo deposito io tanto. Tu annullati perché devi smettere subito. Te lo faccio fare a te, dai. Così. Allora, find and pick questo. Poi, find, no, dobbiamo farlo al contrario. Quindi, find and pick questo. Find and pick questo. Combinali, crei la fiamma. Dopodiché, find and pick questo. Sì. Combine. Drop to qui. Vedete che ok, drop to qui. E poi return to idle. Vediamo se funziona. Prende, unisce così. No, ho sbagliato. Allora, aspetta, fermi tutti. On error. Ah, se ottiene errore, ok. Questo più questo. No, annulla tutto, annulla tutto, annulla tutto. Rompiti subito, prendi questo e combini e ottieni la fiamma. Dopodiché, find and pick il carbone, ottieni quello. Find and pick questo, combine, combina, fa quello e poi drop to qui e poi return to idle. Vai, vediamo se funziona. Allora, lui prende 1 e 1. Ma devi smetterla di butta quella roba lì. Ok, vediamo se lo fa. No. Reset program. Ok. Quindi prende uno, li combina, crea la fiamma, trova questo. Trova questo ed è sbagliato perché li combina, crea la fiamma. Find and pick questo, combine, elimina tutto, combine, giusto? Allora, trova uno, trova l'altro, combina, crea la fiammella. La fiammella, trovi questo, li combini, crea il fuoco. Find and pick adesso è giusto perché devi prendere questo, combine e poi drop to qui. Ok, dovrebbe andare adesso. Prende uno, prende l'altro, li unisce. Prende il carbone, gli unisce, crea la fiamma, trova il materiale che c'è bisogno. In compenso qui serve qualcuno che continui a mettere. Ok, ti alimento perché c'è assolutamente bisogno di qualcuno che vada a mettere il fuoco qua perché sennò perdiamo tutto. Cioè posso anche portare la roba qui, ma. Non abbiamo più materiale. Glielo metto io manualmente questo, ma abbiamo assolutamente bisogno di altro materiale di quel tipo lì. Quindi l'acciaio è nascosto qua da qualche parte. Iron. L'iron è qua. Quindi dobbiamo spostare questo qui. Lo alimento io intanto. Devo dare una mano io ai robot. Non posso automatizzare. Gli porto io un po' di roba qui così riescono ad andare avanti perché sennò non. È carino perché sembra anche un game clicker quando bisogna trasportare la roba. E ci sta perché alla fine ha senso, cioè non è un survival, cioè dobbiamo amministrare per non cliccare noi e far cliccare i robot, quindi interessante. Intanto sono. Questo non sa cosa fare, ma probabilmente infatti non ho neanche programmato. Questo invece dovrebbe. Sì, dovrebbe tornare ad idle. Infatti è quello che doveva fare sin dall'inizio. Sui pezzi che ti servono ce li hai, quindi non. Questo è scarico.
Perché poi sul fuoco vedete che c'è la barra che scende. Ok, dovremmo aver finito adesso. C'è qualcun altro che è scarico? Ti sposti? Ok. Ok, abbiamo ottenuto un altro punto di ricerca. Possiamo craftare la steel plate, quindi mettere due cose insieme. Ora abbiamo ottenuto lo storage. Due storage abbiamo. E quindi possiamo fargli mettere la roba direttamente nello storage. Quindi io ho questo robottino qui. Ah, l'ho messo in pausa. Potrei dirgli non to idle, ma drop to questo. E poi vai to idle. Perfetto. Quindi mi butti tutto lì. Vai. Vediamo se funziona, giusto come ultima prova. Quindi se vi va di vedere questo gioco uscito in Early Access, il gioco credo sia già pronto, poi ci sono aggiornamenti continui, mettetevelo in lista dei desideri appunto su Steam, in modo che gli sviluppatori possano vedere l'interesse a crescere e pubblicarlo il prima possibile. Anche perché penso che non manchi molto, però insomma fategli sapere. Allora, adesso io voglio finire, voglio caricare anche questo qui. Devo trovare un modo di sistemare l'alimentazione dei robot, perché se no non riescono. Ok. E qua diventa tutto più facile, perché una volta che noi abbiamo un bel po' di roba, si potrà settare anche la condizione di quando, cioè, metto un robottino a produrre le celle di energia, e ci sarà la possibilità di mettere la condizione di dirgli, guarda, vai a caricarti quando sei sotto una certa percentuale. Ora dobbiamo produrre questa roba qui. Questa roba qui la posso fare ovviamente in automatico. Energy. Abbiamo due punti, quindi possiamo aumentare la ricerca. La ricerca non è ampissima al momento. È questa qua. Però giustamente il gioco è in pre-early access. Quindi insomma... Mi raccomando, cliccate il tastino qua in alto, aggiungetelo alla wishlist, aiutate gli sviluppatori, fatemi sapere cosa ne pensate, a me è piaciuto parecchio, e mi piacerebbe poi giocarlo appunto in versione finita. Fatemi sapere, alla prossima, e ciao ciao!